Dal 18 al 20 maggio 2018 si terrà il 7° Festival dell'Ambiente. Il tema principale sarà la bioedilizia. Andiamo a vedere quanto ne sanno i bergamaschi. E la conoscenza che questo fine settimana a Bergamo si terrà il 7° Festival dell'Ambiente? No, purtroppo no, non lo sapevo. Sì, sì. I don't know. Il tema principale quindi sai che è? No, non lo so. È la bioedilizia, ovvero la costruzione di case a partire da materiali ecosostenibili. Secondo te quali potrebbero essere questi materiali? Non il cemento, il legno. Le leghe di plastica biodegradabile forse. Quest'anno in Norvegia hanno costruito la prima casa biologica solo con erba, paglia, steli di pomodoro. Ti piacerebbe vivere in una casa così? Se non mi crolla sulla testa, sì. Se fosse ecosostenibile, certamente. Ma va, ma non tengono, non sono buone di... Non penso di poterlo dire ancora. Adesso allora ti convinceremo che una casa bioedile può essere migliore di una casa in mattoni. Ti faccio fare un gioco, c'è una lista di caratteristiche delle case bioedili e devi dire se sono vere o false. Ignifuga? Dovrebbe essere vero. Se di paglia penso di no. Vero? Penso di no. In realtà sì, perché la paglia è compressa in pannelli. Dormi meglio? Sì, credo di sì. Sì. Se il letto è in paglia forse sì, ma se la casa è in paglia non penso. Aumento costi di produzione? Beh, sicuramente saranno minori. No, non dovrebbe essere... No, non credo perché sono materiali naturali. E infine abbiamo isolamento sismico, termico e acustico? Penso di sì. Termico penso proprio di sì. Questo è vero. Quindi tu sei favorevole e ti piacerebbe vivere in una casa di paglia? Sì, sono favorevole. Certo, sì. Certo che sì. Ok, ti ricordo. Va bene. Abbiamo scoperto che molti bergamaschi sostengono l'ambiente e che sarebbero disposti in futuro anche a vivere in una casa bioedile. Ma occhio al lupo che potrebbe buttare giù la nostra casetta come nella favola dei tre porcellini.